e benvenuti a tutti in questo nuovo video. E oggi sono qui, come vi avevo promesso settimana scorsa, per registrare la mia collezione di DVD di Dario Argento. Molto bene, come vedete mi sono un po' tagliato i capelli, mi sono un po' messo a posto perché adesso inizia la scuola, il mio film è finito, non ne potevo più e adesso sono perfetto per iniziare un nuovo anno scolastico. Grazie mille per tutti i commenti positivi che mi avete mandato, per dirmi di continuare questa serie, così, e la continuerò finché non ci saranno più DVD. Ma visto che ne prenderò continuamente, sì, vabbè, finirà, poi pian piano vi farò vedere dei nuovi DVD. Ok, adesso passiamo alla vera e propria recensione, non perdo altro tempo. Recensione dei film di Dario Argento. Secondo me Dario Argento è uno dei più bravi registi horror, che ha avuto il suo debutto, diciamo, negli anni 70. Poi nel 75, se non erro, è uscito Profondo Rosso, che in Italia ha fatto un boom spettacolare, è andato benissimo. E poi nel 77, se non erro, è uscito Suspiria, e anche lì ha fatto un film spettacolare, secondo me. Vi dico più o meno come strutturerò questa recensione. Allora, cercherò di andare in ordine di date, ma ad esempio quando parleremo della trilogia delle madri, quindi Suspiria, Inferno e La terza madre, quelli li farò insieme, perché così almeno secondo me è più ottimale fare così, quindi vedrete così, diciamo. Benissimo, però senza continuare a parlare, partiamo con il primo film della saga, che è L'uccello dalle piume di cristallo. L'uccello dalle piume di cristallo è un bellissimo film, nonché il debutto di Dario Argento in questo ambito di film horror. Credo anche che sia la sua prima regia. Veramente fatto bene, io me lo aspettavo più brutto, poi quando l'ho visto non mi è dispiaciuto neanche un po'. Veramente bello, e soprattutto è quasi impossibile capire chi è l'assassino o assassina, perché non è detto. Veramente Dario Argento con questo film si è superato, secondo me, anche se poi confronto agli altri questo non è niente. Veramente, veramente bello. Ve lo consiglio, non vi dico altro, perché i film di Dario Argento sono tutti da scoprire. Quindi se io vi dico dei dettagli e voi non avete visto il film, poi dopo non ve lo godete più. Quindi non fatevi dire niente dai vostri genitori o dalle persone che hanno già visto il film come va a finire, se no il gusto non c'è più. Benissimo, come edizione DVD invece vi devo dire che fa abbastanza pena. Cioè, esistono molte versioni DVD, io ho preso questa, l'avevo trovata, non mi ricordo più, all'Ipercop, non mi ricordo più, però l'ho vista lì e ho detto guarda, mi serve, lo compro. E l'unica cosa che mi fa venire i nervi è che la copertina è trasparente. Sì, è trasparente, ma perché fare una copertina trasparente? Uno quando fa la copertina trasparente si immagina che dentro ci sia qualcosa, invece è totalmente bianco, e allora fai più figura a farla nera, cioè... Qui, essendo trasparente, si vede il dentro qui e non è tanto bello. Io preferirei che, se dentro non c'è niente, la copertina secondo me deve essere nera, secondo me. Però questi sono gusti personali. Però non vedo il significato di farla trasparente. Perché ad esempio, se vediamo Le spose di Dracula, che non c'entra niente ma è soltanto per farvi vedere, se apro è trasparente, ma vedete che dentro c'è un disegno, e quindi quando tu l'apri hai questa sorpresa bellissima e dici che bello. Qui tu lo vedi trasparente e dici oh, che bella edizione, dentro ci sarà un bel disegno, apri tutto bianco, no, e rimani anche un po' male da un certo punto di vista. Veramente, veramente un bel film, ve lo consiglio molto, veramente fatto alla perfezione. Questo si chiama L'uccello dalle piume di cristallo e, oltre a essere il suo primo film, è anche il primo capitolo della saga degli animali. E questa saga degli animali si concluderà poi con Quattro mosche di velluto grigio. Quindi ci sono stati tre film. Adesso però passiamo al secondo senza perderci in chiacchiere. Il secondo è molto bello, mi è piaciuto tanto, anche se fra
tutti e tre i capitoli della trilogia degli animali, questo è forse quello che mi è piaciuto di meno. Il gatto a nove code. Veramente bello come film, anche qui il gatto a nove code ha senso, non vi dico perché dovete scoprirlo voi vedendo il film, ma ha senso il titolo, non è un titolo buttato lì per continuare la trilogia degli animali. Fatto bene, forse qui l'assassino è un po' più capibile che nell'altro film, però ve lo consiglio comunque. Edizione DVD stessa, identica, precisa a quella dell'Uccello dalle piume di cristallo. Anche di questo ci sono tantissime edizioni. Questa sì era quella che costava meno, diciamo, visto che il film non mi era piaciuto più di tanto, non mi andava di sborsare così tanti soldi per un'edizione un po' più bella, diciamo, come DVD. Tanto il film è lo stesso. Comunque, anche qui c'è il solito problema è che se apro è trasparente e vedo bianco dentro, e questo non mi piace più di tanto, ma sono soltanto gusti. Questo è comunque un bel film e ve lo consiglio, come ho già detto, è forse il più brutto della trilogia. Adesso passiamo all'ultimo capitolo della trilogia degli animali, che è Quattro mosche di velluto grigio. Ecco, qui il film è stupendo, cioè non c'è niente da dire. Come edizione DVD invece, a me questa è stata regalata, non è male, però io non capisco cosa voglia dire questa qui con in mano il coltello lì così davanti. Cioè, per il resto è bella, è un'edizione uncut, quindi fatta molto bene, è trasparente e se apro c'è qualcosa, veramente fatta bene, il DVD è stampato bene, se annuso non ha un odore di quelli schifosi che ti fanno capire che è stato stampato di cacca, però è veramente fatto bene. L'unica cosa è che io avrei cambiato la copertina davanti, perché non credo c'entri più di tanto con il film. So che è stata fatta un'altra edizione simile anche di Opera, io non ce l'ho, però so che esiste perché l'ho vista. Esiste anche in Blu-ray questa, però io l'ho presa in DVD. Niente, veramente bello, il film è stupendo, non c'è niente da dire, è fatto veramente bene, l'assassino è abbastanza incapibile e anche qui ci vuole un po' di attenzione nel film per scoprire chi è l'assassino. Veramente, veramente dei bei film questi, ve li consiglio. Questi tre film, quindi la trilogia degli animali, sono stati, diciamo, il debutto di Dario Argento. Da qui in poi Dario Argento è sempre cresciuto e da questo film che vi dirò adesso Dario Argento è stato cominciato a chiamare il vero maestro dell'horror. Sto parlando di Profondo Rosso. Profondo Rosso, che in origine doveva essere il quarto capitolo della trilogia che sarebbe diventata quindi una quadrilogia degli animali, infatti si doveva chiamare La tigre dai denti a sciabola, poi è stato cambiato con un altro nome che adesso non mi ricordo e infine è stato chiamato appunto Profondo Rosso. Su questo film non posso dirvi più di tanto perché bisogna vederlo, dovete vederlo, basta un piccolo spoiler che poi tutto il film va a rotoli, secondo me bisogna vederlo senza che nessuno ti dica niente, anche se io ho avuto la tra virgolette sfortuna di averlo visto con mio papà, che quando è comparso l'assassino mi ha detto guarda è lui, e quindi mi sono tolto tutto il bello praticamente. Niente, come film è veramente però fatto molto molto bene. Edizione DVD, devo proprio commentarla, edizione DVD sì, vabbè, massacrata. Beh, almeno è nera, almeno se lo apri tu sai che non c'è un cavolo perché è nera, è di plastica qui. So solo che però quando apri questo DVD senti che viene fuori da questo DVD un odore di chimico, non riesco a capire cos'è, e questo ti fa capire che non è proprio di altissima qualità, però vabbè, comunque l'edizione non è che fa la differenza, il film è comunque un capolavoro e qui Dario Argento si è voluto un po' differenziare dagli altri horror utilizzando i goblin per comporre la musica del film, che adesso non posso farvi sentire perché se lo facessi mi bloccherebbero il canale per copyright e io questo non voglio che succeda. Veramente però un bel film, mi è piaciuto veramente tanto, è uno dei film di Dario Argento che tendo a rivedere di più, le inquadrature sono perfette, il film è stato registrato magistralmente, fatto veramente bene.
Una cosa che mi piace molto di Dario Argento è che quando gira anche questi film horror mette sempre una piccola parte di comicità, non è esagerata, però ci vuole un po' secondo me per staccare l'atmosfera e per farti proprio venire più voglia di vedere il film. Dura anche tantissimo, in questo caso 127 minuti, dura 2 ore. 2 ore tutte, però vi assicuro che vi volano, sono molto belle. Da questo film Dario Argento ha cominciato a fare gli omicidi un po' più cruenti e da questo film quando cominci a vederlo ti viene uno stato di panico, di tensione, quando senti che questo assassino si sta avvicinando e dici no! E è veramente, veramente molto bello. Secondo me pochi film mi fanno avere questa emozione come quello che mi fa avere Profondo Rosso e gli altri di Dario Argento che adesso vi farò vedere. Sono molto belli, sono proprio dei film che tendo a rivedere perché anche se li ho già visti mi ridanno sempre le stesse emozioni. Veramente un bel film. Profondo Rosso ha provato tranne l'edizione DVD un po' scarsa, diciamo. Ma ne esistono di migliori, eh. Poi qui, adesso qui si arriva, secondo me, al film più bello di tutti. Suspiria. Suspiria, a mio parere, è parere personale, è il film più bello di Dario Argento. Allora, sicuramente, tecnicamente, è un film stupendo. È veramente bello, i colori, mamma mia. Tutto su questi toni di rosso, il rosso accesissimo. Mamma mia, è proprio... c'è soltanto l'atmosfera dei colori, tutto non è messo al caso, tutto è messo al posto preciso, fatto veramente molto bene, veramente bellissimo, mi è piaciuto tantissimo, non dura neanche tanto, è 95 minuti, quindi è anche più piacevole da vedere perché non dura tantissimo, qui il panico c'è tanto 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 panico, e è veramente bello. Questo film, poi fra l'altro la scena finale di cui non vi dirò niente, sempre perché i film di Dario Argento vanno visti senza sapere niente, secondo me. La scena finale è stata tratta da un incubo di Daria Nicolodi, che non è nient'altro che sua moglie, la moglie di Dario Argento. Veramente, veramente un bel film. Proprio fatto bene, mi è piaciuto davvero tantissimo, veramente bello. E questo è forse il film che tendo a rivedere di più. Ecco, io so che di questo film è stata fatta anche un'edizione 4K per il 40esimo, sì, un'edizione 4K per il 40esimo anniversario. Sì, è molto bella, molto bella, però io avevo già questa, quindi mi sono tenuto questa. So che esiste anche quella versione lì, però più edizioni di uno stesso DVD io è raro che le prenda. Veramente, veramente bello. Trasparente, ma dentro ci sono le cose, quindi quando apri il DVD è bello perché vedi proprio dentro le cose. Veramente fatto bene, materiale ottimo, e quando lo annusi non ti viene la nausea, e questo è un bene, diciamo. Veramente proprio bello, e questo DVD vi dico io che non si rovina facilmente, è fatto di buoni materiali questo, e comunque versione restaurata in HD, veramente molto bello. E qui Dario Argento proprio con le inquadrature si è superato, neanche un'inquadratura uguale in tutto il film, fatte magistralmente, anche con metodi un po' antiquati, ad esempio per delle scene hanno dovuto persino attaccare la cinepresa ad una carrucola. Mamma mia, dovete vederle, dovete... Mamma mia, dovete vederlo questo film perché non ve ne pentirete, e proprio sentite il panico dentro di voi, è veramente un film perfetto, fatto veramente bene, e ve lo consiglio tantissimo. Ah, piccola parentesi, di Suspiria è stato fatto anche un remake, diciamo, di Luca Guadagnino, che è appena uscito. Ok. Ne stavamo discutendo un po' su un gruppo Instagram che ho io dove parliamo un po' di film e a me sinceramente non è piaciuto. Con tutto il rispetto che ho per Luca Guadagnino, il film è stato girato magistralmente, ma forse sono legato proprio talmente tanto all'originale che secondo me in quel film manca qualcosa, manca lo spirito che c'è nel Suspiria originale. Cioè, secondo me hanno voluto portarlo un po'... Guadagnino non ha fatto una copia
una copia spudorata del film di Dario Argento, l'ha reso un po' più suo così, ma a me sinceramente non è piaciuto. Dura anche tantissimo, quindi secondo me in alcune parti è un po' noioso, secondo me. Eccoci, adesso qui io direi di passare direttamente al secondo capitolo della saga delle madri, proprio iniziata con Suspiria. Il secondo capitolo è Inferno. Ecco, Inferno, io avevo delle aspettative abbastanza alte, ma non mi è piaciuto tantissimo, diciamo. È un bel film, c'è la tensione, c'è tutto, ma al finale fa proprio abbastanza schifo. Cioè, secondo me, niente, brucia tutto, non si capisce più niente come va a finire. Fra tutti, questo non è quello che mi è piaciuto di meno, perché la terza madre è veramente una cavolata più finita, però non è male, comunque questo film è del 1980, Dario Argento era ancora giovane, faceva ancora dei bei film, sempre con le inquadrature fatte magistralmente, però come finale io mi sarei aspettato qualcosina di più, avete capito? Quindi veramente bello, ma il primo è imbattibile. Terzo capitolo della saga delle madri. La terza madre. Ok. Terza madre, protagonista Asia Argento. Non ve lo consiglio neanche un po', diciamo. Tutto lo spirito che c'era in Dario Argento, secondo me in questo film non viene valorizzato bene. Bah, l'edizione DVD non è male, fatta bene. Non c'è niente dentro. Nel complesso il film è abbastanza schifoso, diciamo. Secondo me questo, La terza madre, è il film più brutto della saga. Lascia stare che questa Mater Lacrimarum qui si vede tutta nuda in alcune scene così, ma proprio zero. Non mi è piaciuto neanche un po', sinceramente. Boh. Questo film l'ho visto soltanto perché mi mancava di vedere, poi dopo dovevo concludere la collezione della saga di Suspiria, che si conclude appunto con questo terzo film, c'era dentro Asia Argento, così non è male, ma boh, non mi fa impazzire, diciamoci la verità. Attenzione, stop tutto un attimo, credo che sappiate perché ho stoppato il video, è per il semplice fatto che è ancora troppo lungo, siamo neanche a metà. E visto che non vi voglio stufare e che ho ancora molto materiale per un prossimo video e che settimana prossima inizio la scuola e non avrò tanto tempo visto che è la prima settimana, ho deciso di dividere il video in due, come sempre. Molto bene. Comunque, quindi adesso ci vediamo la seconda parte settimana prossima. Vi ricordo di seguirmi oltre che su YouTube, anche su Instagram e anche sul canale Telegram che ho, perché ho un iscritto e credo di essere io quell'iscritto. Quindi mi sto mandando i contenuti. Ok? Molto bene, quindi vi lascio anche l'invito a entrare sul canale Telegram. E niente, mettete... Niente, tutti i link dei DVD sono ovviamente in descrizione, ovviamente. Lasciate un mi piace se volete vedere un altro video, se non lo lasciate tanto lo pubblico ugualmente. Molto bene. E niente, attivate la campanellina per restare sintonizzati e basta. Arrivederci a un prossimo video.